signori, Steve Lyon, produttore e sound engineer dei migliori gruppi del mondo, Depeche Mode, Cure, Siu Siu, faccio altri nomi, Talk, Paul McCartney, mi fermo, anche tanti italiani. Buongiorno. Buongiorno. No, ho stato in tour con Talk. Non sono stato il produttore di loro, però okay. Ho fatto il tour. Infatti la prima volta che sono venuto in Italia era con loro, avevo 19 anni. Però voglio dire, una figura veramente importante, questo, quello che ci piace al film e per cui puntiamo molto è che vogliamo portare una fiera internazionale della musica. Steve Lyon è sicuramente un grande artista internazionale di cui siamo molto contenti di poter ospitare. Anch'io. Certo, io qui c'ho un grande esperto di musica, un grande conduttore, mi faccio un po' da parte, mi eclisso. Ma no, ma no, non dire così. No, il motivo, no. Rappresentiamo le tre anime, le tre facce, no? di quello che la musica poi prende come canali di comunicazione, no? De quello più riferito alla tecnica, alla produzione, ai musicisti, quella che individua le tendenze del suono delle musiche in relazione all'evoluzione degli strumenti, delle macchine che si usano per produrle, individua in Steve Lyon un cambiamento, cioè la musica degli anni Ottanta in quel periodo è stata rappresentata da produzioni come quelle che lui ha seguito, e allora ci sono delle caratteristiche, anche dei risvolti tecnici che sono molto interessanti, che noi non approfondiamo qua, ma quello che vogliamo rappresentare con Steve è proprio questa rappresentazione appunto di che cos'erano quelle musiche, Depeche Mode, Cure, che avevano la New Wave e poi tutto il periodo diciamo successivo, perché la New Wave veniva molto prima naturalmente. Però ecco, il discorso è un po' questo, che la presenza di Steve rappresenta veramente un cambiamento molto importante nell'evoluzione della musica in quel periodo, direi. E tu vorrei che ci dicessi in sintesi cos'era quel periodo, prima di tutto, quello in cui tu ti sei divertito a lavorare su quelle produzioni. Divertiti molto, sì. Infatti la Sbornia mi ricordo molto bene. No, con loro mi hanno invitato, brevemente, mi hanno invitato a registrare solo le voci su Violator. In poche parole, sono rimasto a lavorare con loro per 7 anni più o meno. Infatti qualche casa discografica di Londra mi dicevo sempre che non era disponibile perché sempre stavo in giro con loro. Però sì, un periodo molto, cioè, bello ricordi, belle esperienze intense, con tanti esperimenti musicali in studio, eccetera. Perché in quel periodo c'erano delle macchine, delle intenzioni da parte di musicisti molto particolari. Sì, cioè i primi campionatori, l'HI 800, S1000, sì, mi ricordo che stavo in studio registrando le voci. E Alan mi diceva: guarda, questo fine settimana facciamo un day off, perché Alan Ward, il tastierista di Pesce, perché dobbiamo fare un video, ecco il campionatore, allora porta a casa, imparare come sfruttare, usa, e poi lunedì si comincia. Ho detto: caspita, cioè, costava 5.000 sterline, non mi ricordo. E poi una svolta, cioè una novità. E poi è partito da là, grazie a loro mi sono trovato in mezzo di una situazione molto bella, dove sempre le novità, sempre le cose diverse, una passa davanti, che loro hanno avuto successi enormi. Cioè, prima di Violator hanno fatto 101, che sarebbe il concerto di Los Angeles, il primo gruppo di... dopo i Beatles, di fare il sold out in uno stadio di Los Angeles, 100.000 persone. Incredibile. Cosa incredibile. Io chiudo solo questo cappello un po' più tecnico dicendo che quel periodo effettivamente, diversamente da quello di oggi, devo dire, l'innovazione musicale era legata molto alle macchine, cioè in effetti i nuovi suoni, le nuove produzioni dipendevano molto anche dall'innovazione tecnologica. Tu hai citato il campionatore, perché in quel periodo gli strumenti determinavano il suono nuovo di quegli anni. Assoluto, perché S1000, se mi ricordo bene, aveva 2 o 3 secondi di memoria,
che adesso lavoriamo tutto in digitale. Adesso è inimmaginabile. Inimmaginabile, però voglio dire, abbiamo imparato di sfruttare la macchina al massimo, che tutto il potenziale che ha avuto questa macchina l'abbiamo sfruttato, e poi anche l'abbiamo ricevuto le telefonate di quelli che sviluppano le prossime serie di HI, per come l'abbiamo lavorato, come secondo loro o secondo noi, per loro, come vogliamo la nuova serie di macchine. Perché all'inizio delle tecnologie i musicisti servivano anche ai produttori per capire cosa modificare, perché c'era un distacco forte tra l'ingegnere che progettava la macchina e il musicista che aveva delle esigenze che ancora l'ingegnere non era in grado di comprendere. No. E il legame era molto stretto, quindi loro facevano da beta tester, in quel caso hardware, non software, per tutte queste macchine, no? Allora, sì, il beat voi, test software. Per cui tutti i musicisti che hanno usato il campionatore Akai S1000 in quel periodo, probabilmente nella seconda versione del software devono a loro alcune modifiche, no? E quindi questo loro compito in quel periodo non era importante solo per come si utilizzavano le macchine, ma per le stesse macchine. Questo è un po', secondo un po' la sintesi. Vorrei passare argomenti un po' più generali, magari, Giulia. Passiamo piuttosto all'attualità attuale. Passiamo al giorno di oggi e quello che si fa adesso, sì. Visto che Madame Akai è andato a dormire, ho messo Yamaha. Ce l'ho ancora a casa. Anch'io ne ho una da vendere, un S900. Chi vuole praticamente nuovo, come al solito. Quasi quasi. Ma oggi, Steve, qual è la proiezione praticamente di un produttore discografico, visto che adesso anche gli artisti fanno praticamente tutto a casa e da soli? Diciamo che hanno sempre bisogno, ma comunque possono fare a meno di avere qualcuno dietro di loro e possono fare tutto a casa. No, in senso che io, da mia esperienza come fan di musica, anche è molto, molto difficile un artista di essere il produttore di se stesso. Hai bisogno, secondo me, sempre qualcuno con esperienze che ti do l'idea, non di cambiare produzione del produttore, però diciamo di indirizzi la cosa, perché trovo in varie volte trovo l'artista che mi contatti via Facebook o lo vedo in opportunità così, che mi chiedono, guarda, ho difficoltà perché sono da solo. È difficile, sai? Anche a me, quando sto lavorando da solo con le produzioni, ho sempre cerca di un aspetto fuori, te chiedi amici, chiedi sì, ovviamente ti l'artista. Senti solo praticamente. Sì, è molto difficile. Ma giustamente il comfort di un studio. Però il ruolo del un bravo produttore musicale, secondo me, non è mai perso il valore. Sì, ma il problema è che non le utilizzano molto adesso, penso che si sente, secondo me. Tanto le case discografiche non esistono praticamente più, e dunque di richiamare qualcuno che aveva questa figura, e ne facevo parte, che aveva queste orecchie, questo tipo di gusto, è molto più raro oggi che del passato. E il comfort di uno studio di registrazione con questi morbidi divani, questi ascolti straordinari che potevano essere enormi o più piccoli, questo praticamente manca. Sì, l'atmosfera dello studio secondo me è importante, il focus proprio di stare lì tutti i giorni, non da solo. Cioè, io esempio con Depeche, con altri gruppi. Tu hai anche uno studio di registrazione. Sì, però. Io ce l'ho. A Londra, l'angelo. Però ho bisogno, mica posso lavorare sempre da solo, cioè no. i dischi non sono miei, sono sempre dell'artista, allora l'artista, lo voglio che l'artista è coinvolto in tutte le decisioni, perché quando chiudi la porta loro si vanno a casa e si portano il management per sfruttare il disco, ovviamente loro devono essere contenti del prodotto che hanno.
se no inventa il disco mio, questo non lo voglio. Lo vogliamo dire al pubblico perché sai parlare l'italiano così bene? Perché tu dal 2000 esatto. lavori con tantissimi italiani, hai fatto... Insomma... Sì, ho grandi piaceri che tutti e due i miei figli sono nati in Italia, uno a Marche e uno a Roma. Allora ho vissuto, sì, negli ultimi 20 anni, diciamo più o meno 10 anni in Italia. E poi insomma hai lavorato con i Subsonica, hai lavorato con Mario Venuti. Sì, 99 Bosse, Pausini, Laura Pausini, Marco Guazzoni. Adesso sto facendo una produzione per One More Lab, adesso, che stanno qua, che è un gruppo molto forte, secondo me si chiama Meds. Ho lavorato da solo in casa. Da Canada, sono un po' stanco oggi, scusate, perché sono tornato da Canada ieri. L'ho mandato, diciamo, mia idea a loro quando stavo in vacanza. Jet lag. Un po' di jet lag, sì. Però... Dimmi una cosa. Parlo degli anni passati, ovviamente. Quando uno voleva avere, per esempio, una sezione di fiati, dicevo vado a Londra perché lì hanno questa colonna d'aria, possono fare. Questo adesso non è più ricercato, come gli artisti non ricercano gli ancora. Gli artisti lo vogliono, il problema è ovviamente che mancano proprio i fondi, perché il gente non... Ok, faccio una cosa. Chi ho comprato legalmente un brano nelle ultime 2 settimane, un mese? Chi l'ho scaricato illegalmente? Guarda, no, dai. Beh, ce lo stream, ci siete. No, c'è lo streaming, dai, ce lo streaming. Sì, o su streaming. No, no, io ho preso James Brown, mi serviva per una colonna l'inizio di papà. Allora, papà, per farti capire, quelli che non sanno, che esempio, per passare in radio in Inghilterra un brano, un passaggio 25 stelline, ok? So Radio 1, Absolute Radio, XFM, per esempio. Scaricare un brano, l'artista arriva, cioè 0.000 centesimi, per farti capire la differenza. Allora, per arrivare ai 25 stelline deve avere, non so quanti scarichi, Steve, 2 milioni? Wait. Allora, ecco il bisogna problema. Bisogna dire una cosa, che Monsieur Apple, diciamo Monsieur Apple, su un euro che noi spendiamo, 99, prende 60%. Vuol dire che per una casa discografica, l'artista, per tutto quello che comporta, il Steve della situazione rimane 40 centesimi. Queste sono delle cifre che bisogna che il pubblico... Chi l'avrebbe mai detto che saremmo arrivati con Steve Lyon a parlare di una delle problematiche della distribuzione musicale? Qua io sono il manager di 3 artisti, allora... Cioè anche per loro devo confrontare questi problemi. Devo spiegarti, Steve, perché? Perché stiamo all'interno di Casa Film, stiamo affrontando tutte le problematiche che riguardano anche la distribuzione musicale e tutti gli aspetti che riguardano il mondo digitale. E questo argomento ancora non era uscito, quindi chi l'avrebbe mai detto che è con te? E mi fa piacere perché è una delle facce dei tasselli. A questo punto io chiamerei anche sul palco un altro interlocutore, perché se mi segue Pamela Pagano di One More Lab, che è un'etichetta con cui insomma Steve sta lavorando, quello mi sa che ti passo il mio, vabbè, è uguale Pam. E intanto benvenuta, raccontaci un po', visto che insomma stiamo parlando di tanti argomenti, però la collaborazione recente che è nata con Steve, come sta procedendo? Ma guarda, noi siamo molto contenti perché comunque siamo una piccola etichetta, una piccola realtà indipendente, però insomma l'etichetta è molto giovane, ha praticamente 4 anni di vita, e in 4 anni abbiamo fatto una 20ina di dischi, ma anche prodotti. E questa collaborazione con Steve è stato uno sviluppo naturale, perché
siamo partiti chiaramente con artisti italiani, siamo italiani noi, quindi ci fa piacere portare in evidenza la musica nuova, ma abbiamo proprio una tendenza, una nostra proprio, sia io che i miei colleghi, sì, esterofila, soprattutto questo legame con l'Inghilterra, perché in questo momento pensiamo che l'Inghilterra abbia veramente delle, come dire, dei numeri, gli artisti funzionano, c'è molto movimento e appunto a proposito di quello che parlavate prima, che c'è una grande velocità nel proporre le cose e non per questo non siano di qualità, ma mentre c'è un singolo da noi in radio, cioè fa radio, dura parecchi mesi con degli artisti importanti, con le band, gli artisti indipendenti non può durare tutti questi mesi, quindi che si sono inventati una promozione molto veloce che però permette all'artista di stare un pochino sull'onda, quindi un po' Spotify, gli streaming, un po' di promozione radio, un po' di blog, adesso sono nate queste web, questi blog che sono di qualità e che fanno critica alle cose musicali, e quindi abbiamo diciamo la collaborazione è nata naturalmente. In più Steve ci piace molto come lavora, come si propone verso l'artista, perché lascia l'artista molto libero di esprimersi, non è il fonico e si ferma lì, ma sviluppa delle idee insieme a loro. Infatti adesso stiamo collaborando per questo gruppo Mads, ci sono incontri, suggerimenti, idee, e quindi questo è importante per noi perché cerchiamo di dare spazio a questi giovani, nel nostro piccolo. Ma state utilizzando anche Steve per un progetto invece formativo? Sì, sia un progetto formativo, praticamente andremo un po' in giro per l'Italia per chi ci vorrà, chiaramente lui con la sua esperienza di produttore parlerà di produzione, cose tecniche, cose artistiche, e io mi occuperò di cose più discografiche, digitali, artistiche, essendo anch'io stata nel mondo dello spettacolo da parecchio tempo, e quindi adesso mi dedico a più del backstage. Mi sembra un'idea interessante. Io mi voglio attaccare a quello che ha appena detto, che con Steve lascia gli artisti più liberi, eccetera eccetera, e vorrei agganciarmi al fatto del tecnico di uno studio, che uno paga, la casa discografica paga e c'è l'artista davanti, che quanto cantava, adesso esiste molto di meno ovviamente, quanto cantava guardava il tecnico negli occhi cercando qualcosa di positivo, di dire allora com'era, e la faccia era sempre la stessa, buono, e non potevi mai avere qualcosa per attaccarti, per dire sì, ho fatto un bel lavoro, perché non sai niente, non è passato al pubblico, è rimasto ancora nell'ambito del studio, e questo è molto importante, il rapporto del producer con l'artista è importante. Sì, anche come etichetta, l'etichetta non è solo quella che produce, anzi purtroppo non si produce neanche più, a volte sono anche gli artisti che si autoproducono, ma l'etichetta dovrebbe anche servire a questo rapporto, non è solo, se noi sì. Avessimo voluto, io le mail, abbiamo le mail piene di album già pronti che sì. Vorrebbero essere messi online, ah. Ma bisogna selezionare e dare dei suggerimenti. Come dire, di occuparsene. Portare avanti anche progetti più meritevoli, immagino. Bene, a questo punto. Non ti sente, non ti sento, Giulia. Parlo piano. Lo sai che ho un vocino leggero. A questo punto io direi che questa chiacchierata, non so se Piero voleva aggiungere qualche cosa. No, nulla di mi sembra che abbiamo fatto un mi percorso. Mi sembra che abbiamo fatto un percorso lineare. Lasciamo percorso dormire lineare. Steve. Che al jet lag. Lasciamo Steve dormire. Viene veramente dal Canada, sì, sì, è sì, stato a Londra, è venuto qui per lo vedo perché quando si parla con lui parli e poi dopo frazione di secondo l'unica cosa che mi spaventa è che l'unico che non ha il microfono è lui, quindi non può ribattere, l'abbiamo no, nel senso che vorrei capire se ha qualcosa da aggiungere rispetto a quello che abbiamo detto. Solo cioè magari ci sono i fans di Pesci Morti qua, allora allora per esempio, parlando di questo rapporto del cantante, questo brano qui Condemnation che ho sentito prima, l'abbiamo lavorato in una casa, non in uno studio, in una casa in Spagna. Lo ricordo, e sul disco ci sono le foto di quella sì, casa lì. E poi quel take di voce
Dave dice, anche oggi dice che è il più bello take di voce che lui l'ha mai fatto. L'abbiamo fatto in garage, cioè io l'ho mandato, cioè stavamo giocando di sotto, c'erano grandi pezzi di legno che è rimasto dopo l'abbiamo portato la roba là. Infatti il suono della batteria di quel pezzo viene di noi, l'abbiamo stoppato le piedi sopra, l'ho registrato e lui ha loopato con le HI e poi lui dice guarda io lo voglio cantare qua, che questo garage era enorme, diciamo 40 metri quadrati. Normalmente non si lavora mai in quella stanza così grande, però come che lui è voluto, l'ho messo le luci, l'ho fatto l'atmosfera particolare, l'ho messo il microfono, due microfoni, infatti uno vicino e uno distante, e lui si è registrato la voce, è venuto questo take di voce, secondo me meraviglioso, perché all'inizio il brano non è previsto che cantava lui. Ho dovuto cantare Martin Go, l'altra quello che ha scritto il brano, l'altro Depeche. Comunque spiega tutto questo per farti capire quanto è importante il rapporto con l'artista, anche di togliere il pensiero delle cose tecniche. Se lui vuole cantare in un bidone in qualche parte o dentro l'armadio, tutto possibile. Mi ha riportato al primo discorso fatto e non posso fare a meno di dirla questa cosa. I Depeche Mode venivano da un periodo di grande elettronica iniziale che era legata molto alle macchine, confermalo casomai. In quel periodo, nel periodo in cui Steve ha incominciato a lavorare su quelle produzioni, in Inghilterra è nata questa tendenza, cioè non era più importante la pulizia del suono, il modo in cui si registravano, ma era importante l'intenzione di quel suono che poteva arrivare anche a di situazioni non proprio, come dire, ortodosse, diciamo, no? Cioè non proprio quelle dello studio pulito a posto dove il microfono è così. Quel periodo lì è quello in cui tu hai incominciato a lavorare e a determinare un suono che sarà stato poi quello il suono di molte produzioni successive e che sono arrivate in Italia e tuttora in Italia resistono, perché in Italia ci sono ancora, c'è questa idea che l'importante è che ci sia, però ovviamente no, ci deve essere meno qualità. Quando ho avuto il grande piacere di lavorare con sì, però questo è di un artista italiana, cioè, ho lavorato con Laura Parzini, che lei ha un grande studio suo a Imola, mi sembra, in casa, bellissimo, però lei faceva le prove, diciamo, del brano con microfono in mano. Sarebbe un microfono valvole, se tu lo tocchi si sente immediatamente, c'è le vibrazioni, e lei si girava così e io le ho detto senti, se vuoi fare così è possibile. No, come è possibile? Sì, ho bisogno dell'asta, eccetera, eccetera. Ho detto no, se tu stai fermo a terra e tieni il microfono in mano, puoi cantarlo dove ti pare. Ah sì, va bene, allora vai, fa la prova. Lei ha detto no, non mi registro perché sai, la prima prova non mi piace. Ho detto va bene, immediatamente schiaccio il record. Lei si è fatto tre giri di seguito sul brano, se ben mi ricordo, Geografia. Sul disco prima Com'è? Primavera in anticipo. Brava. Le take di voce era lei seduta a terra con il microfono in mano, per farti capire. Cioè, tutti questi problemi che si inventa di tecnicamente di mettere pressione sull'artista, secondo me non deve esistere. Esatto. Steve King Lion. Really? No, guardate la maglietta, no, è vero. Ah, sì. Allora, è vero. L'ho messo oggi perché ha scelto mia figlia, sinceramente. Allora ma ti va benissimo perché tu sei Steve King Live. Allora, per celebrare questo re, io direi di invitare sul palco Verdiano Vera, che ha qualcosa da dare a entrambi voi. Direttore del film. E non solo. Momento ufficiale. Official moment. Ah. Alziamoci. Mi dà una pass? Sì. Ti dà un letto. Abbiamo un doppio riconoscimento perché premiamo Steve Lion con il Film Award 2016. Grazie per essere venuto qua. Aspetta che ho troppe cose in mano. Grazie.
e diamo un riconoscimento a One More Lab per essere un'etichetta indipendente che si sta dando molto da fare all'estero, quindi grazie. Grazie ancora a Steve Lyon e a Pamela Pagano. C'è un appuntamento che dobbiamo ricordare? O è già... Ok. Di andare sul sito di One More Lab, dove ci sono anche gli appuntamenti con Steve, è aperto a musicisti e non, chiaramente. Quindi sul vostro sito troviamo anche le informazioni per, insomma, per quel discorso che facevamo prima dello stage. Bene, allora accogliete questa proposta che vi è stata lanciata di Pamela. Cosa ha lanciato come proposta? Non ho sentita, scusa. Incontri con Steve e sulla produzione artistica e parlando anche di discografia digitale, che è quella che va in... Ti voleva questa... lanciare una cosa, ma ti voleva lanciare questo, ma l'ho tratto. No, non me la lancio. No, ma questa è una bella cosa, perché è un grande... Ringraziamo anche te, insomma, grazie, è stato fatto questo momento di musica e di ricordi. Grazie, ma perché siamo bravi? Sì. E belli. Grazie, bello tu forse. Mamma. Grazie. Giosso, resti con me? Sì, bevo le bicchiere, visto che l'altro scalmanato è andato via. Ah, c'è un altro momento foto. A poco. Thank you.